Benvenuti al podcast del Giunco.net, il racconto della giornata giovedì 24 marzo 2022. Il 118 festeggia i 30 anni di attività, un servizio essenziale del nostro sistema sanitario che salva la vita. Tra i suoi simboli c'è Pegaso, l'elisoccorso che da anni è impegnato durante le emergenze in Toscana e in provincia di Grosseto, dove c'è una delle tre basi regionali. Per celebrare questi 30 anni, ieri i volontari e gli operatori sanitari hanno organizzato un flash mob proprio nella pista dell'eliporto dell'ospedale Misericordia. Sentiamo le parole di Stefano Barbadori, direttore dell'elisoccorso dell'ASL Toscana Sud-Est. L'elisoccorso è un servizio importante per la comunità tutta. La cosa mi preme sottolineare che è un servizio che fa parte della struttura 118, del Dipartimento di Emergenza e Urgenza. Noi non siamo né più bravi, né più maci, né più fisici rispetto a chi va sull'ambulanza. Noi consideriamo l'elicottero un'ambulanza che vola fondamentalmente. Ha delle caratteristiche che lo fanno diventare particolare, perché riesce a raggiungere luoghi che magari non sono raggiungibili con i mezzi di terra, in tempi che sono chiaramente a volte, molte volte più ridotti. Voltiamo pagina, parliamo di spettacolo. Ermal Meta al Teatro delle Rocce, il primo big dell'estate in Maremma. L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore sul palcoscenico di uno dei teatri all'aperto più suggestivi d'Italia. Salirà Ermal Meta, il cantautore di origine albanese, autore di tanti successi che negli anni lo hanno portato anche alla ribalta del Festival di Sanremo. L'appuntamento con il concerto al Teatro delle Rocce è per l'8 di agosto. Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana oggi sono 5.400 su 35.000 tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 15%. Secondo i dati della regione, oggi in provincia di Grosseto si registrano 381 nuovi positivi. Telegiunco.net, Daniele Reali.